Secondo me abbiamo fatto una bella partita, una bella gara. Il primo set, la Cina Taipei ha cercato di fare di servire abbastanza forte per cercare di creare qualche tipo di problema nella nostra rivincita. Però la squadra si è mantenuta bene, no? Abbiamo vinto 24-19. Dopo il secondo e il terzo abbiamo battuto noi molto bene. E quello ci ha dato una grossa possibilità in muro di difesa anche in contrattacco. Secondo me non c'è una squadra favorita lì. Secondo me l'Italia e il Brasile sono sullo stesso livello in questo momento, no? Inizio di lavoro, l'Italia ha avuto il torneo di Lazio, noi abbiamo avuto il campionato panamericano, quindi conosco bene la nazionale italiana, ha dei grossi giocatrici lì, con grande esperienza. Secondo me sarà una bella partita da guardare, da vedere, da lavorare. E è così, non credo che oggi c'è un favorito. E questo, la prima domanda, è difficile di rispondere perché questo è quello che l'allenatore hanno sulla manica, no? Non so se sarà la stessa squadra di questa sera. Vediamo, dobbiamo vedere ancora se cambiamo o no. Mi è piaciuto come è entrata la Sasà, come ha giocato la Carol Gattasi, anche se non sono partiti ieri. La Joyce anche si è presentata bene. L'importante è avere queste possibilità con le giocatrici per avere anche cambi, quello è importante. Secondo me sono le squadre più un po' simili, no? Che giocano bene in difesa, ricevono tutti e due bene, hanno una buona manualità, il muro non è un muro eccezionale, parlo di tutti e due, no? Però è un muro abbastanza piazzato, così toccano molto le palle. Secondo me è molto uguale, la differenza può darsi che sia il servizio, chi batte meglio può vincere. La tattica viene a storico rispetto a Bambolini. No, Massimo è un grande allenatore, ha vinto lo scudetto, ha fatto vedere il suo lavoro a Perugia, è molto in gamba, secondo me è uno dei migliori allenatori del mondo e sa gestire molto bene un gruppo, sta cominciando con questo lavoro qua in Italia, è da poco che è allenatore della nazionale, però si vede subito un cambiamento lì, ha dato la possibilità a giocatrici giovani di mostrare i suoi lavori. Vediamo, penso che è un'Italia da vedere, un'Italia da guardare in futuro. Se non ci sono altre domande possiamo chiudere. Grazie e buonasera. Grazie a voi.